cioè già ho fatto esperienze con grandi, perché sono stato a Latina e tre anni ho fatto in prima squadra quando è stato anche in Serie B, quindi non ci sono, cioè per me non ci sono problemi. No, no, ormai poi è questione di testa. E tu vieni a fare il terzo corriere? Sì. Ma le garantie scritte? Sì. E tanto per imparare la cosa, certo? Beh, certo, sono abbastanza giovane, quindi... Prospettiva. Sì. Arrivi qui a titolo definitivo, è insomma una dimostrazione anche di stima comunque da parte di questa società, che evidentemente punta molto su di te. Beh sì, infatti sono molto contento. Quando ho parlato con Manolo mi ha detto contiamo su di te, mi ha fatto molto piacere questa cosa. Poi c'è da psicologicamente difficile fare il terzo portiere, giocare molto poco. Beh, alla fine mi hanno promesso anche di andare a giocare in Berretti, quindi penso di avere continuità. Poi se cambio la partita in prima squadra sarei ancora più contento. Un ritorno, tante aspettative, tante responsabilità. Sì. Non sarà facile, no, non sarà facile. Cercherà a lottare per uno spazio in questa squadra. Come stai vivendo? Ah, certo, sono venuto qua sapendo che c'è un incontro, essendo un sassarese, quindi conosco la piazza. Poi sono venuto qua per cercare di avere un po' più di continuità. Ho davanti a me tanti calciatori bravi, quindi lavoro in settimana, servirà per mettermi in mostra e cercare anche io il mio spazio. Sei stato incerto fino all'ultimo, cos'è che poi alla fine hai iniziato l'arrivo qua? Ma... No, no, diciamo che c'è stata una trattativa un po' da una settimana, da lì avevo altre richieste, quindi stavamo valutando un po' la situazione migliore, anche se ero molto deciso nel ritornare a casa, e quindi un po' il tentennamento è stato questo, però se sono qua è grazie al presidente e al mister. Ecco. Che squadra hai trovato? Ho trovato una squadra molto forte, io già la seguivo tramite Sportubrio, quest'anno c'è la possibilità di vedere tutte le squadre. Secondo me è una squadra forte, poi ho trovato un gruppo anche affiatato, quindi ci sono tutti i presupposti per far bene. Il discorso che ha fatto? No, niente, mi ha parlato prima di firmare dicendomi che appunto c'era da sgomitare per trovarsi il posto, no, nei primi 11, e quindi gli ho dato la mia disponibilità, io sono qua a disposizione, cercherò di mettere in difficoltà nelle scelte. In che posizione vuoi il presidente? Ma io preferisco giocare prima punta, ecco. Ho fatto anche altri ruoli, però no, diciamo che li ho fatti in precedenza perché ero più un giocatore giovane, in quel ruolo c'erano sempre stati attaccanti molto più, diciamo, più di spessore. Quindi io preferisco quello, però va bene qualsiasi ruolo per giocare, se ripeto, quello che deciderà il mister farò. Ma ti fanno le giovanili con la bassa? Cioè, ma io faccio un anno qua. Qui erano arrivo. Sì, sono venuto un anno negli allievi, però fece da gennaio a giugno e poi ritornai a Genova. Almeno c'è un momento al campionato a momento attuale, domenica c'è questa partita piuttosto importante. Veniamo da tre risultati importanti, buoni. Bisogna vincere. Quanto è difficile questa partita secondo te? Ma secondo me quest'anno partite facili non esistono in questo girone. Diciamo che io sono qua da due giorni e posso dire che c'è una squadra in salute che ha fame di far bene. Poi sabato il verdetto lo darà il campo, però sicuramente da parte della squadra c'è voglia di fare una prestazione importante. Ho trovato comunque una buona squadra e dove sono tutti carichi di far bene. E niente, spero comunque di dare una mano a questa squadra fino a giugno
di strappare comunque una riconferma anche per il prossimo anno, perché sono comunque a scadenza. Quindi mi hanno detto che c'è un bel progetto anche per gli altri anni, quindi perché no? Tu sei il giocatore centrale, perché sei il giocatore centrale. C'è un bel compagno, eh? Sì, è la sua metà del bene. L'importante è comunque l'importante è dare una mano, poi come ha detto anche Luigi, dobbiamo mettere in difficoltà il mister per cercare di giocare il più possibile e dare una mano a questa squadra. Anche quella rosa molto ampia, questo pronti a tutti. Sì, sì, bisogna comunque, il campionato è lungo, è difficile. Quindi chi si infortuna tra la squalifica e tutto quanto devono essere tutti quanti a disposizione e dare il massimo impegno. Il primo anno che vengo sia in Sardegna e che ci gioco insieme. Quindi ho visto un ambiente comunque sano dove si punta a fare calcio e a fare bene. Buonasera. Questa sconfitta con Sassuolo. Ragazzo giovane, prima punta. Sì, anche io. Solo prima punta. Ho visto qualche spezzone di allenamento l'altro giorno, ti prego. Piuttosto ti piace. Mi piace fare un po' la guerra con tutti, sì, sì. Sì. Ma con le velocità? Con le velocità, ci sono parecchie cose da migliorare. Quella è una di quelle. E per te la domanda è uguale, grande concorrenza sarà. Sono venuto qua consapevole dei giocatori che avevo davanti, consapevole del fatto che questa è una grande squadra e niente, sono qua per giocarmi tutte le possibilità che mi verranno date, e sperando di ottenerle al meglio. Domanda di un qualcosa su società giornali dell'Inter, Io sono venuto all'Inter che avevo 16 anni e diciamo che ho trovato una realtà un po' diversa da quella che avevo visto in precedenza a Piacenza e mi è servito molto l'esperienza dell'Inter a livello caratteriale, a formarmi un po' a livello umano, anche stando in convivio con altri ragazzi e niente, anche sotto il punto di vista tecnico, comunque lavorano molto sulla tecnica e soprattutto sulla mentalità vincente. Là appena sono arrivato subito mi fa che qua la vera cosa che conta era vincere e quindi mi hanno un po' fatto cambiare sotto questo punto di vista. Io prima pensavo soltanto a divertirmi, cioè loro lì fanno va bene divertirsi, però alla fine quello che conta qua è vincere e quindi sotto quel punto di vista sono diventato molto più, se perdevo mi incavolavo molto di più e niente. Gira in internet un tuo video con un gol che sta esaltando molto i tifosi, hai fatto una bella giocata, era una partita della primavera forse. Sì, ecco. Questo qua è il primo anno che faccio tra i grandi, però prima stavo a Savona, ho avuto un po' di sfortuna e niente. Quello lì era due anni fa, era con la primavera dell'Inter, sì. Penso che sia quello col Modena, penso, non lo so. Sei un giocatore tecnico, molto tecnico? No, molto, non anzi. No, per niente. No, io guarda, soltanto fisico, poi vabbè, un po' di tecnica, una base ce l'ho, perché comunque l'Inter sotto quel punto di vista è formato, però non sono uno di quelli che si mette a fare doppi passi, dribbla, no. Preferisco tirare le gomitate, picchiare ed essere picchiato, che quella è la mia caratteristica. Così si fa in Alex. Sì. A tutti e quattro, un'impressione su Bucchi? Ho avuto un'impressione molto positiva, soprattutto a livello umano. Poi come allenatore praticamente sono appena arrivato e ci sarà modo per conoscerlo, ma a livello umano mi sembra una persona molto, molto brava e come allenatore sarà sicuramente competente, visto che in questo mese che qua ha fatto già intravedere grandi cose. La categoria come l'avete detto? Avete avuto, tu hai detto che hai visto un po' di sport più, questa è una categoria difficile sicuramente, non ci sono partite, come ha detto Luigi prima, non ci sono partite facili,
qua soprattutto delle battaglie si giocano soprattutto sul piano fisico e ci vuole grande cattiveria e un campionato così magari non c'è tanta qualità come in Serie A o Serie B, ma c'è più la guerra, c'è da fare un po' di più la guerra, io penso questo. Bisogna avere molta fame di vittoria e lavorare bene in settimana per ottenerlo.